Sono date due bilance con due piatti ciascuna, entrambe perfettamente in equilibrio. Nella prima bilancia abbiamo questa situazione. Nel piatto A sono poste 5 melanzane, 2 carote e 3 cipolle. Nel piatto B sono poste 4 melanzane, 8 carote e 2 cipolle. Nella seconda bilancia invece vi sono 5 melanzane, 6 carote nel piatto A e 4 melanzane, 4 carote e 3 cipolle nel piatto B. A quante cipolle corrisponde una melanzana? Ciao, io sono Claudio e tu sei su Qui Matematica. Questo è il secondo video in cui spiego come risolvere i quiz che riguardano le bilance in equilibrio. Nel primo video ti ho presentato il primo principio di equilibrio che dice: data una bilancia in equilibrio, aggiungendo o togliendo ai due piatti uno stesso peso, la bilancia resta in equilibrio. Ma per risolvere il quiz dell'introduzione può essere utile fare riferimento al secondo principio di equilibrio, che dice: data una bilancia in equilibrio, moltiplicando o dividendo i pesi dei due piatti per uno stesso numero, la bilancia resta in equilibrio. Ti faccio subito un esempio. Se abbiamo una bilancia in equilibrio con due mele nel piatto A e sei albicocche nel piatto B, posso dividere i pesi dei due piatti per due. Abbiamo infatti quantità pari. Abbiamo quindi una bilancia con una sola mela nel piatto A e tre albicocche nel piatto B, e ancora è in equilibrio. Ma questo vale anche se moltiplico i pesi. Per esempio, se ora moltiplico per 3, ottengo 3 mele nel piatto A e 9 albicocche nel piatto B, e ancora la bilancia è in equilibrio. Bene, passiamo ora al quiz. Abbiamo due bilance. Nella prima bilancia, sul piatto a sinistra, abbiamo 5 melanzane, 2 carote e 3 cipolle, mentre sul piatto a destra abbiamo 4 melanzane, 8 carote e 2 cipolle. Nella seconda bilancia, sul piatto a sinistra abbiamo 5 melanzane e 6 carote, mentre sul piatto a destra abbiamo 4 melanzane, 4 carote e 3 cipolle. Ci viene chiesto di determinare a quante cipolle corrisponde una melanzana. Semplifichiamo la situazione. Dalla prima bilancia togliamo 4 melanzane per parte. Stiamo applicando il primo principio di equilibrio, perché stiamo togliendo la stessa quantità dei piatti di una bilancia in equilibrio. Inoltre togliamo 2 carote e 2 cipolle. Rimangono una melanzana e una cipolla a sinistra e 6 carote a destra. Dalla seconda bilancia togliamo ancora 4 melanzane per parte e 4 carote per parte. Rimangono una melanzana e 2 carote a sinistra e 3 cipolle a destra. Ora concentriamoci sulla richiesta. Ci viene chiesto di confrontare cipolle e melanzane, ma noi abbiamo ancora le carote. Dobbiamo trovare un modo per toglierci di torno le carote. Cosa possiamo fare? Notiamo che dalla prima bilancia sappiamo che 6 carote pesano come una melanzana e una cipolla. Quindi se avessimo 6 carote anche nella seconda bilancia, le potremmo sostituire con una melanzana e una cipolla. Ma nella seconda bilancia abbiamo solo 2 carote. Allora possiamo applicare il secondo principio di equilibrio. Moltiplichiamo tutti i pesi della seconda bilancia per 3. Otteniamo così 3 melanzane, 6 carote a sinistra e 9 cipolle a destra. Perfetto! Ora sostituiamo le 6 carote della seconda bilancia con una melanzana e una cipolla, come suggerito dalla prima bilancia. Ora sulla seconda bilancia abbiamo 4 melanzane e una cipolla a sinistra, 9 cipolle a destra. Togliamo una cipolla per parte e questa volta dividiamo i pesi per 4. Otteniamo una melanzana a sinistra e 2 cipolle a destra. Abbiamo trovato la risposta. Una melanzana pesa come 2 cipolle. Ok, rifacciamolo ma senza grafica. Chiamiamo M il peso delle melanzane, A il peso delle carote e I il peso delle cipolle. Per la prima bilancia abbiamo 5M più 2A più 3I uguale 4M più 8A più 2I. Invece per la seconda bilancia abbiamo 5M più 6A uguale 4M più 4A più 3I. Semplifichiamo togliendo le stesse quantità dai due piatti della stessa bilancia. 1M più 1I uguale 6A. 1M più 2A uguale 3I. Dobbiamo far sparire la A, ma noi sappiamo che 6A è come dire 1M più 1I. Moltiplichiamo la seconda riga per 3, 3M più 6A uguale 9I. Sostituiamo le 6A con 1M più 1I. Otteniamo 3M più 1M più 1I uguale 9I.
Sommiamo e semplifichiamo. 4m uguale 8i. Dividiamo per 2, m uguale 2i. Una melanzana pesa come due cipolle. Ora conosci tutto quello che c'è da sapere per risolvere i quiz sulle bilance. Hai qualche quiz di questo tipo che non riesci a risolvere? Scrivimelo nei commenti e buono studio!